Sapete come mi piace? Mangiare così. I protagonisti di questa ricetta, assoluti protagonisti di questa ricetta, sono i ceci. Vado in Puglia, una ricetta tra l'altro interessantissima, mi piace anche il nome perché è Ciceri e Tria. Farla è un po' lunghetto perché qui si parte proprio dal cuocere i ceci, ma poi alla fine è una ricetta di una semplicità incredibile, buonissima. L'ultima volta che l'ho mangiata in un ristorante, la trattoria a Manduria, da Anton Vito, spero di non sbagliarmi, dove a parte l'accoglienza è stata incredibile, hanno fatto Cicire e Tria che era proprio buona, buona, buona. Beh, cominciamo. Allora, da ieri sono a bagno, tolgo dall'acqua, gli do come sempre una sciacquata. E le metto in pentola e metto l'acqua. Ci sono tanti modi di mettere a bagno i ceci. Si può fare semplicemente in acqua e un pizzichino di bicarbonato, oppure c'è chi ci mette acqua tiepida e un pugnetto di sale. I metodi sono mille mila. Allora, metto abbondante acqua. In cottura all'oro, subito, da subito, e aglio. Accendo il fuoco, copro e ora le faccio cuocere per 2 ore, 2 ore e mezza. Tanto poi sentiamo se il cecio, si dice cecio? Sì, cece forse, è cotto. Quindi sarà a vostro anche gusto. A me, per esempio, non piacciono molto dure, mi piacciono un pochino più morbidi. Allora, però nel frattempo possiamo utilizzare questo tempo per fare la pasta. Pasta c'è tanti modi di farla. C'è chi la fa solo di grano duro, chi la fa a mezzo e mezzo, chi la fa di grano, mille modi. Io la faccio solamente di grano duro. Farina e acqua tiepida. Ci versiamo dentro l'acqua e facciamo assorbire. Metto un pizzico di sale, il liquido è assorbito, quindi ora amalgamo a mano. Dopo aver lavorato la pasta per 5-10 minuti, la sentite, diventa bella morbida. Quasi quasi vellutata, la mettiamo via, un pochino di pellicola e ora si lascia lì almeno 20-30 minuti. Ma io la lascerò di più perché tanto i ceci hanno 2 ore abbondanti da cuocere, quindi ci vediamo fra un po'. Allora è arrivato il momento. Ah, la pasta l'abbiamo stesa con la macchinetta. Bisogna essere onesti perché sì, la potevo fare a mano, ma la macchinetta la fa molto meglio di quanto la faccio io a mano. Ora è il momento di andare a friggere, perché prima le vado a friggere. E qui decidete voi un po' lo spessore, ma io direi di fare lo spessore poi che si utilizzerà per cuocerla. No, sto cercando di fare. No, così non mi viene bene. Faccio così. Di queste dimensioni e si va a friggere. Il primo mi era venuto un po' bianchino, l'olio ancora non era proprio perfetto. Ma è buono, bello croccante. Proseguiamo la ricetta. Ora faccio un po' di olio forte, ovvero un olio bello aromatizzato col peperoncino e con l'aglio. Metto l'olio, affetto l'aglio e lo metto nell'olio. Faccio lo stesso col peperoncino. Ora qui faccio insaporire bene. Quando cominceranno a formarsi le bollicine, già sta succedendo, le bollicine
intorno all'aglio e al peperoncino. Premente spengo perché non voglio far cuocere troppo l'aglio, altrimenti prende un po' di amaro. Eccolo qui, sta sfregolando bene. Spengo il fuoco. L'olio è pronto. Ora a questo punto il calore tira fuori tutti i sapori del peperoncino e dell'aglio, quindi l'olio forte è pronto. E lo metto da una parte. Proseguiamo la ricetta. I ceci che ora sono cotti li trasferisco senza portarmi dietro tanto liquido in una casseruola più grande. Qui il sale non c'è, non l'ho messo per niente, quindi ricordiamocelo che lo devo aggiungere. L'aglio non lo porto dietro. Una bella girata di sale, ve l'ho detto, no? Che il sale non c'era. Liquido, se non ce ne deve essere proprio tantissimo, non deve essere una zuppa brodosa, anzi, tutt'altro. Ora qui si riporta a bollore perché i ceci si erano raffreddati. Tra l'altro, sono proprio buoni. Copro e faccio riprendere il bollore. Nel frattempo vado a preparare la pasta, perché ci sono due possibilità: o cuocete la pasta insieme ai ceci, o la cuocete come faccio io nell'acqua e poi la tirate su al dente, quindi scottandola un paio di minuti, e poi si fa finire insieme ai ceci. Io farò così. Comunque, nel gruppo di Casa Pappagallo, gruppo Facebook di Casa Pappagallo, è interessante perché Giovanni Borci, poi lo trovate lì, tra l'altro molto attivo e mette sempre ricette interessanti, ha messo una versione di ciceri e tria con le cozze. E vi dico la verità, mi attira e gli chiederò il permesso di poterla copiare perché mi piace proprio tantissimo come versione. Ecco qua. Acqua che sta bollendo, ci mettiamo un pochino di sale, un gocciolino di olio, visto che sto cuocendo pasta fresca. Io lo so che alla fine non ha poi tanto senso, però forza dell'abitudine, e vado a mettere la pasta. Scolo la pasta direttamente insieme ai ceci. E ora si fa insaporire per un pochino. E ora mi preparo una bella porzione per me. L'olio forte, questo sì che è essenziale in questo piatto, per me. E la parte croccante da mettere sopra. Sì, ma mettiamone anche quattro. Avete visto che il piatto è di una semplicità incredibile, incredibile. Ma il gusto è questo contrasto tra i ceci, la parte morbida, la parte croccante, l'olio forte che io ho messo. Non tutti lo mettono, Buono. Sapete come mi piace, Mangiare così. Boccone di ceci, di pasta cotta normalmente, questa fritta mi piace da morire. Il piatto è semplice, un po' laborioso se si parte facendo tutto dall'inizio, quindi cuocendo anche i ceci e tutto, ma la soddisfazione è alta. È un piatto semplice, buonissimo. Alla prossima!